Gianni Colacione, oggi è 21 gennaio del 2011, siamo al secondo giorno del 2012, è vero? Siamo al secondo giorno del Comitato di Radicali Italiani, Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e siamo in compagnia di Riccardo Cristiano, che è un componente del Comitato, un neo componente del Comitato. Qui appunto partecipa come convenuto, insomma, a tutti gli effetti per la prima volta, ha fatto un intervento, insomma, volevamo sentire le sue impressioni. Diciamo che la prima giornata è stata molto di rottura, perché comunque abbiamo avuto le direttive appunto del segretario Mario Staderini e le delucidazioni in merito sulla questione di tesoreria di Michele De Lucia. Anche questa mattina all'inizio, anche se sono iniziati da pochi lavori, si sono potuti ascoltare degli interventi come quello di Riccardo Macchioni, molto interessanti sotto il profilo, diciamo, radicale. Io credo che il Comitato sia appunto il momento ideale per poter capire quali sono le direttive che vengono dati a Radicali Italiani e soprattutto quello che le associazioni locali possono dare a Radicali Italiani. Quindi io credo che nel mio intervento ho detto, anche facendo parte dell'Associazione Radicale dei Certi Diritti, che anche noi sul territorio siamo presenti e siamo presenti con iniziative che non si rivolgono solo ed esclusivamente alle persone che fanno parte della comunità LGBT, ma anche ad altri esponenti di questa varietà che è appunto la popolazione italiana, come per esempio le prostitute, ma parliamo anche delle persone in regime di detenzione. Infatti nell'intervento volevo proprio portare l'accento su le condizioni che alle volte sono al limite del parossismo che vedono i carcerati e appunto le persone in regime di detenzione, che pur essendo in una fase dove dovrebbero essere tra virgolette recuperate e restituite alla società, in realtà vengono abbandonate a loro stessi e alle volte non hanno nemmeno la possibilità, una volta uscite dal carcere, di potersi reintegrare in questa società che invece li esclude. Io ringrazio soprattutto chi mi dà la possibilità di poter esprimere le mie idee, che poi sono comunque idee radicali, sia qui al Comitato che anche sulle eventuali web TV. Riccardo, tu ovviamente ormai sei dirigente radicale a tutti gli effetti, facendo parte di questo organo a tutto tondo. Vogliamo dire come funziona il sistema, le spese, come vengono supportate nell'ambito appunto di questo tipo di viaggi che si fanno? Tu vieni dalla Calabria, insomma, se ci stanno sussidi o rimborsi o se è tutta quanta una cosa? Ma quale sussidi e rimborsi? Come in tutte le associazioni radicali è tutto volontaristico, cioè facciamo tutto da noi, quindi si ci organizza con treni, aerei, soprattutto con treni, col mezzo proprio, con la macchina, si cerca di trovare appunto la prenotazione migliore, ambo appunto i treni, macchine o eventualmente alberghi. Io credo che comunque sia nelle associazioni radicali c'è proprio l'idea di associazionismo, proprio perché si dà. Anche lo stesso discorso del finanziamento pubblico dei partiti. Noi siamo un'associazione, quella di Radicali Italiani, ma in generale l'associazione Radicali, che si autotassano con alle volte ingenti sacrifici da parte di compagni che non hanno la possibilità nemmeno economica di poter dare quel contributo che sulle loro spalle pesa molto. Però c'è da dire che tutti i soldi che vengono spesi dalle associazioni radicali sono soldi comunque che vengono dati a battaglie per la legalità, per l'equità, per la giustizia, per la democrazia, cosa che invece viene totalmente non riproposta da molti altri partiti politici, che invece prendono dalle casse dei contribuenti soldi che poi invece non ritornano in nessun modo. Io ho preso spunto da un passaggio del segretario Mario Staderini dove si parlava dei manifesti abusivi. Mi sembra illogico che poi arrivi una sanatoria che così cancelli tutto e
E quei soldi che potrebbero invece essere reinseriti nell'economia, invece vengono tolti, e con 1000 euro per, mi pare, per regione o per provincia, si getta un colpo di spugna su qualcosa che invece è una vera e propria violazione della legge, e soprattutto uno schiaffo in faccia a tutti i contribuenti onesti, a tutte le associazioni oneste come quella radicale, che invece da sempre ha lottato per la trasparenza, per il non abusivismo di questi manifesti elettorali, pur essendo pochissimi gli spazi politici che ci vengono dedicati nelle trasmissioni, nelle radio. Quindi io credo che anche noi nel nostro piccolo, con il contributo che possiamo dare, che può essere anche di un solo euro, però è un contributo che viene dato dal cuore, viene dato dalla voglia di contribuire, lo dà alla causa. Chiunque di voi, insomma, vuole contribuire in qualunque associazione radicale che sia, comunque lo fa con cognizione di causa, e sa che comunque andrà a finire in una battaglia radicale, che è una battaglia di libertà, di legalità e soprattutto di democrazia. Ringraziamo Riccardo Cristiano e gli auguriamo ovviamente buon comitato in caso decidesse poi di intervenire. Grazie ancora. Grazie Gianni, grazie a voi.